Questo programma è offerto da Tra una sfumatura di giallo e di contorni del macabro, nel trapanese va avanti una vicenda che via via che passa il tempo si rende sempre più intricata. I protagonisti della storia sono due, un padre, Antonino Catalanotto, di 81 anni, e di suo figlio, Francesco Paolo, entrambi pastori. Ma raccontiamo i fatti in ordine cronologico. Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri del comune di Trapani hanno trovato morto, crivellato di colpi di arma da fuoco, in un'utilitaria lungo una strada interpoderale nella campagna di Santa Ninfa, a poco distante dalla diga di Delia, il corpo di un anziano signore. Dopo aver proseguito con la perquisizione del cadavere, si scopre che la vittima si chiama Antonino Catalanotto, originario di Salemi. Si pensa ad un agguato, ma non si esclude neanche la pista suicidio. Immediatamente si cercano i parenti più prossimi per comunicare il tragico ritrovamento, ma il figlio della vittima non risulta rintracciabile. Scattano le indagini a tappeto. Dopo alcune ore di frenetiche ricerche, a pochi chilometri di distanza dal luogo di ritrovamento dell'81enne, le forze dell'ordine scoprono il cadavere di un uomo, che risulta essere Francesco Paolo Catalanotto, il 41enne pastore e il figlio di Antonino. Adesso i cadaveri sono due e le ipotesi tante, che sia stato un duplice omicidio compiuto da terzi o siamo di fronte ad un ennesimo omicidio-suicidio. I carabinieri indagano per rispondere a queste domande, prediligendo però la pista di omicidio, compiuto forse per dissidi tra pastori. Intanto, ciò che è certo è che l'arma del delitto non è stata ancora trovata. 14 dosi di hashish suddivise in altrettanti involucri di cellophane, per un peso complessivo di circa 30 grammi, avrebbero fruttato qualche centinaio di euro di guadagno, ma i militari della stazione Carabinieri, nella serata del 27 ottobre, hanno arrestato a Bagheria, in via Santa Caterina, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio, Rosa Mazza, 32enne residente a Santa Flavia, ma di fatto domiciliata a Bagheria, e denunciato il figlio 16enne, già noto alle forze dell'ordine. I carabinieri da qualche tempo erano sulle tracce della donna, avendo notato un consistente via vai da quell'abitazione, specialmente nelle ore pomeridiane, di giovani bagheresi che, successivamente controllati, erano stati sottoposti in possesso del medesimo tipo di sostanza stupefacente. Ed il blitz effettuato il pomeriggio del 27, con l'ausilio di un'unità antidroga del nucleo cinofili di Palermo, ha sortito gli effetti attesi. Madre e figlio, sottoposti a perquisizione personale, sono stati infatti trovati in possesso rispettivamente di 8 e 6 dosi di hashish, mentre la perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire anche 20 euro, verosimile provento dello spaccio del giorno. La donna, arrestata in flagranza, ha passato la notte presso la camera di sicurezza della compagnia di Bagheria in attesa del rito direttissimo, al termine del quale, a seguito della convalida dell'arresto, è stata sottoposta all'obbligo della presentazione alla procura giudiziaria in attesa di giudizio. Brutta disavventura per il dipendente di una tabaccheria in via Messina Marine a Palermo. L'uomo in questione, intorno alle 20 di martedì sera, è stato assalito da un gruppo di malviventi armati che hanno ripulito l'esercizio commerciale portando via 13.000 euro in contanti tra il denaro custodito in cassaforte e quello contenuto all'interno del registratore di cassa, mentre altri 200 euro sono stati rubati tra gratta e vinci e tabacchi. Il malcapitato è stato legato ad un palo dai rapinatori ed è stato liberato grazie all'aiuto di alcuni passanti e ha potuto così allertare le forze dell'ordine che adesso stanno indagando per risalire all'identità degli autori del furto. Il suo nome è 202 a casa, l'avvertenza per il servizio idrico in provincia di Palermo, che mira a sensibilizzare il governo e i cittadini sul futuro dei 202 lavoratori della società fallita PS. Il gruppo Facebook con i like è stato già aperto e in numerosissimi ne sono diventati fans e sostenitori. Purtroppo c'è il rischio che i dipendenti vengano licenziati con gravi conseguenze per l'erogazione e la depurazione dell'acqua. Per questo motivo i lavoratori sono in sciopero dal 15 ottobre scorso.
Fino a domani il servizio sarà gestito dal lato 1, ma non ci sono ancora notizie su quello che accadrà dal 1 novembre. A poche ore dalla scadenza non si sa ancora chi dovrà gestire il servizio e garantire gli operai. Nelle scorse settimane si era parlato di una possibile acquisizione dell'ex APS da parte di AMAP, la società municipalizzata del comune di Palermo. Un'operazione che per essere realizzata necessita di diversi milioni di euro. Purtroppo da venerdì 500.000 cittadini del palermitano potrebbero rimanere senza acqua con gravissime conseguenze igienico-sanitarie. Domani mattina gli ex APS saranno davanti alla prefettura a Palermo per l'ennesima protesta. Lego. Lego. Dopo una bellissima estate all'insegna della buona musica, è arrivato il momento della grande finale, Le voci del mare. Rigorosamente in diretta dagli studi di Canale 8, i 5 finalisti si esibiranno davanti ad una giuria specializzata per aggiudicarsi il primo premio. Una sfida a ritmo di musica, tanti ospiti studio, un ottimo mix per una serata indimenticabile. Vi aspettiamo prossimamente su Canale 8 per la finale Le voci del mare. Non mancate. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Continua senza sosta il lavoro delle forze dell'ordine per i controlli atti a debellare il fenomeno del lavoro nero. 5 attività commerciali e 4 società edili tra Palermo, Cefalù, Capaci e Trappeto sono state visitate dal Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro nel corso dell'ultima settimana. Sottoponendo a controllo le 9 aziende è stata riscontrata in 7 di queste la presenza di ben 15 lavoratori in nero su 27 controllati. Sono scattate pertanto le sospensioni amministrative delle attività poiché occupavano lavoratori senza tutele previdenziali e assistenziali, oltre la soglia del 20% negli esercizi commerciali e nei cantieri edili. Anche in questo caso i datori di lavoro hanno regolarizzato le posizioni delle maestranze, ottenendo quindi la revoca dei provvedimenti imperitivi all'esercizio delle attività, previo il pagamento della sanzione che ammonta a poco meno di 2.000 euro. Inoltre i titolari di 4 delle aziende edili controllate sono stati denunciati per non avere formato e informato i lavoratori sui rischi del cantiere, non aver utilizzato scale a norma coi previsti ancoraggi e non avere sottoposto a visita medica i lavoratori. Sembra essere rientrato l'allerta meteo per le condizioni avverse verificatesi ieri sul territorio siciliano. Il forte vento e i rovesci burrascosi hanno invaso d'acqua l'intera provincia di Palermo. Ficarazzi e Villa Abate si sono trovate ricoperte dall'acqua in pochi minuti, ovviamente sempre nelle zone critiche dove è ormai routine che ciò accada. Parliamo dell'incrocio tra la via Meli e il corso Umberto I, che ha mandato in tilt il traffico in una decina di minuti. Tombini trabordanti d'acqua, sempre i soliti, ormai pronti a sollevarsi alle prime piogge. La forte intensità delle precipitazioni sta divenendo dramma di un po' tutti i comuni siculi e non. Un fenomeno sempre più frequente a cui ci facciamo trovare impreparati. Ieri il temporale, seppur abbondante, è durato solo un'ora scarsa, ma ormai la stagione delle piogge è arrivata e si deve cercare di prevenire eventuali allagamenti e disagi che i rovesci portano con sé. Con Giorgio D'Amato il suo L'estate che sparavano, nella giornata di oggi, giovedì 30 ottobre alle ore 19,
riprendono gli incontri dello Speaker's Corner nei locali della Galleria Drago Arte Contemporanea, uno spazio che la Galleria dedica ad eventi al di fuori della programmazione di mostre vere e proprie. Dopo gli incontri con Daniela Gambino, Marcello Benfante, Giulia Caliò e Nico Bonomolo, Giorgio D'Amato racconta in chiave narrativa i primi anni Ottanta che segnarono la storia del nostro paese, con quella che viene definita la seconda guerra di mafia. Afferma l'autore, si scrive di mafia in tanti modi, reportage, narrativa di invenzione e riscrittura di confessioni di collaboratori. Le inchieste, le cronache, i processi ci offrono dei documenti. Bisogna partire da quelli, utilizzando i nomi di chi ha tirato le corde. Il passaggio dal documento alla narrazione. Fai l'audio con la voce di alcuni protagonisti. Sarà questo il taglio con cui l'estate che sparavano verrà presentato. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria. Via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Io voglio aiutare Apriti Cuore perché Apriti Cuore ci aiuta sempre. Ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi. Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000. Firma a favore di Apriti Cuore Onlus. A te non costa nulla in più, ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto. Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini, vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu! A partire dalle ore 9 di domani mattina del 31 ottobre a Castelbuono, presso la sala delle Capriate sita in via Roma numero 72, prenderà il via il convegno L'agricoltura sociale nelle Madonie, una nuova risorsa tra ambiente, etica, innovazione sociale e inserimento lavorativo. Durante il convegno verrà presentato il progetto Agrietica, promozione di un sistema a rete di agricoltura sociale nel territorio di Castelbuono, progetto realizzato, curato e finanziato da Fondazione Con il Sud. Il progetto Agrietica è il quinto progetto finanziato da Fondazione Con il Sud, ente no profit privato, nato dall'alleanza tra le fondazioni di origine bancaria e il mondo del terzo settore e del volontariato, che ha scelto il territorio di Castelbuono per promuovere nuovi modelli di infrastrutturazione sociale nel Mezzogiorno e favorire percorsi di sviluppo socio-economici. Al convegno prenderanno la parola diversi relatori, tra cui il presidente di Fondazione Con il Sud, il dottor Carlo Borgomeo, ed il loro consulente, il dottor Luigi Locchi. Passi in avanti per il Palermo di Iachini, che ieri sera al Barbera ha conquistato la seconda vittoria consecutiva, battendo il Chievo di Maran per 1-0, vincendo così un'altra sfida salvezza grazie al gol dell'ex del match Rigoni, che segna la sua prima rete in rosanero e anche la fine di una partita, in fin dei conti, poco esaltante. Anche se comunque bisogna dire che i rosa non hanno mollato durante tutto il match, nonostante il gol annullato ingiustamente a causa di un presunto fallo di Muñoz su Bardi. Comunque sia, i tre punti rinvigoriscono gli 11 rosa, che adesso possono pensare con prospettiva al prossimo match, a San Siro contro il Milan di Inzaghi. Grande prova di Vincenzo Agnello alla terza edizione della mezza maratona di Reggio Calabria. Vincenzo, in preparazione per la maratona di Firenze, ha dimostrato un'ottima velocità di base. Il forte vento che ha caratterizzato la competizione non ha impedito agli atleti azzurri presenti di ottenere ottimi risultati cronometrici. L'allievo del professore Tommaso Ticali, con un'ottima progressione negli ultimi 3 chilometri finali, ha vinto tagliando il traguardo in un ottimo 1 ora, 6 minuti e 36 secondi. Al sesto posto Alessandro Brancato, terzo l'azzurro Giovanni Grano e quarto Davide Ragusa. Vincenzo, dopo il quarto posto nella mezza maratona internazionale di Udine e la vittoria a Reggio Calabria, ha dimostrato di essere sulla strada giusta per il suo debutto in maratona il 30 novembre a Firenze.
La valutazione tecnica del dopogara dà sicuramente un plauso per il lavoro che si sta svolgendo. Sono soddisfatto di come sta procedendo la preparazione. Sono felicissimo di aver corso e vinto a Reggio Calabria, una gara straordinaria, ha dichiarato il giovane maratoneta. Oggi torniamo a casa promossi a pieni voti. L'allenatore di Vincenzo Agnello, Tommaso Ticali, ha confermato che questo risultato è frutto di una preparazione mirata e personalizzata. Vincenzo sta lavorando bene da diversi mesi per modificare il suo motore da mezzofondista a maratoneta. Siamo con l'ex sindaco di Ficarazzi, Gesualdo Clemente, che ci deve raccontare la sua storia. È il 6 gennaio del 1991. Stiamo vedendo un video in cui il sindaco dona al cardinale Salvatore Pappalardo una medaglia. Lei però è stato accusato di qualcosa, ci dica. Io sono stato accusato dai miei calunniatori di essermi appropriato dei soldi per non avere dato la medaglia al cardinale. Loro hanno affermato in una denuncia anonima che io non ho offerto nessuna medaglia a Sua Eminenza il cardinale Pappalardi il 6 gennaio del 91, che è falso, perché io sono in possesso di un video che dimostra tutto il contrario, dove io offro a Sua Eminenza il cardinale nell'aula magna della scuola media di Cortile Giallombardo una medaglia a nome del comune di Ficarazzi. E questa è una menzogna, perché io non mi sono appropriato dei soldi della medaglia. Successivamente ha fatto gli onori di casa il sindaco Gesualdo Clemente, che ha offerto al preisule a nome della cittadinanza una medaglia a ricordo raffigurante il nuovo stemma della città e le due chiese di Sant'Atanasio e di San Girolamo. Inoltre ha anche regalato una croce pettorale che il cardinale ha subito indossato. Ma c'è di più, lei è stato accusato anche di qualcos'altro. Beh, di qualcos'altro mi hanno accusato di più e di tutto e di più. Mi hanno accusato pure che, essendo io cardiologo, essendo loro i calunniatori, degli emeriti analfabeta, perché non hanno manco frequentato un corso del professore Manzi, non è mai troppo tardi per apprendere a leggere e a scrivere, che io come medico e cardiologo, avendo fatto su richiesta del casa editrice l'abbonamento a una rivista che aveva un nome un pochino spocchioso, supponente, Bollettino Cardiologico, del prezzo di lire 60.000, i miei calunniatori analfabeta, perché devono andare ancora a scuola ad apprendere a leggere, interpretando male il buono di Economato che diceva stanziato nel capitolo di Economato 30 milioni, pagate sino a quel giorno 2 milioni e 4, da pagare 60, restano nel capitolo 27.540.000 lire. Ebbene, questi analfabeta che mi hanno calunnato denunciandomi senza nessuna verifica hanno preso i 27.540.000 lire come soldi di cui mi ero appropriato io come pagamento, mentre il pagamento è, come dice il rigo sotto 27.540, dice: l'economo comunale autorizzato a liquidare alla casa editrice Siepis di Milano la somma di lire 60.000. Se questi analfabeta avessero letto questo rigo, non ci sarebbe successo tutto quel patatrac che poi è successo. Quindi lei viene aperto un processo e viene condannato a un anno e 8 mesi con la condizionale nel 91. Dopo? Dopo ho fatto l'appello, ho chiesto io la copia di tutti gli atti processuali, sono entrato in rotta di collusione pure con il mio avvocato, che mi ha detto: ma come, lei vuole la copia del processo, sono 1200 pagine. Dico: allora che significa? Che lei queste 1200 pagine non le ha lette. E se non le ha lette, io mi spiego perché lei ha fatto una arringa che entra nella giurisprudenza italiana, che più stringata, concisa e sintetica non può essere. Lei ha chiesto, chiedo l'assoluzione, perché i fatti non sussistono. Ma io posso pure andare a fare l'avvocato cassazionista e dico sempre
il mio assistito non ha commesso i fatti, non sussistere, e chiedo la soluzione. Avvocato, gli atti si leggono e lei non ha letto niente. La ringrazio, mi ha fatto condannare. Poi siamo andati in appello, io ho letto le 1200 pagine, ho letto tutti i punti deboli, non ho detto niente al mio avvocato e in appello ho trovato finalmente un giudice a Berlino, il dottor Agnello, ne faccio il nome perché era un signore e per la prima volta mi ha fatto parlare in un'aula, perché prima nel primo grado mi è stato impedito pure di parlare. Io ho dovuto stare zitto perché il presidente ha detto lei fa il medico e c'è l'avvocato suo che lo difende e le domande le facciamo noi, lei non deve fare difesa, deve rispondere a noi. Domande non me ne hanno fatto, non mi hanno fatto parlare, comunque nemmeno loro hanno letto le carte, perché se le avessero letto non sarebbero incorso in quegli errori madornali in cui sono caduto e io non sarei stato condannato. Quindi lei al fine del processo di appello viene assolto. Con quale motivazione? Sono stato assolto perché i fatti non sussistono. Denuncia che diceva che io mi ero appropriato per esempio dei soldi della... non avevo dato la medaglia a Sua Eminenza il Cardinale il 6 gennaio del 91 in occasione della festa del quinto vicariato a Fegarazzi. Non era vero, perché io ho una videocassetta che vi ho pure portato qua e potete verificare che io offro a Sua Eminenza il Cardinale una medaglia, e che è falso. E ancora c'è un ex amico mio, consigliere comunale, che non so per quale difetto di memoria continua a sostenere che io non ho offerto nessuna medaglia nell'Aula Magna. Io vi prego a voi del canale 8 di Fegarazzi di fare vedere questo video che vi ho portato, dove si vede come in un film che io offro a Sua Eminenza una medaglia e che i soldi della medaglia non me li sono presi io. Cari calunniatori, quando dovete dire qualche cosa, è giusto un cittadino degno di chiamarsi cittadino, se viene a conoscenza che un altro compie un reato, ha il dovere civico di denunciare, ma deve denunciare la verità, non menzogne, cose che non esistono. E voi calunniatori miei non avete pudore, non avete il senso della vergogna, perché avete fatto delle accuse campate in aria. Tutto quello che avete detto è tutto falso e io l'ho dimostrato poi in corte d'appello, quando ho dovuto chiedere le copie del processo e mi sono accorto della superficialità con cui vengono condotte le indagini. I medici siamo, se sbagliamo, responsabili e dobbiamo pagare, e io sono per la responsabilità e il risarcimento da parte di tutti, compreso anche io sono per il risarcimento da parte dei giudici, perché i giudici se sbagliano e mi dicono che 2 e 2 fanno 5, io devo accettare che fanno 4 e devo accettare invece che sono 5. Se sbagliano devono pagare loro, dobbiamo pagare tutti, e io sono per il risarcimento quando si sbaglia, e con me hanno sbagliato in maniera lampante. E poi per un giorno di una data che volevano, non mi hanno accordato il risarcimento dei danni, perché la domanda che io ho presentato in tempo era intervenuta una legge che doveva essere autenticata dal notaio. Io l'ho portata il giorno dopo la scadenza di un anno, e per questo ho trovato finalmente il PM, che di solito è sempre più rigido e più rigoroso, che chiede al presidente: diamolo a questo cittadino un piccolo risarcimento per quello che ha subito ingiustamente, eccetera, eccetera. Il presidente no. La domanda è arrivata con un giorno, ma sì, ma signor presidente, ma me lo vuole dire, perché io presento la domanda e lei la deve andare a esaminare il giorno prima della scadenza. Se l'avesse esaminato 10 giorni prima avrebbe avuto tutto il tempo di farla autenticare e ottenere cose. No, giusto, la legge è stata osservata da un punto di vista strettamente giuridico, non fa una grinza, è in ritardo. Ma scusate, ma perché voi vi tenete le carte
per un anno e ci pensate all'ultimo. Pensateci in tempo. Per questo i processi durano secoli. Poi non leggete nemmeno voi i giudici. Io ho potuto notare, quando gliel'ho detto, che un presidente, quando gli ho esposto, avendo letto tutti gli atti, ha detto, ma che è un'espressione che non ripeto perché lì eravamo tutte di sesso maschile, non posso ripetere, ma che fanno? Perché non leggono gli atti? Bisogna leggerli, se non si legge non si può sapere quello che non si legge e non si può dire, e quando si legge due sono le cose: o si ha l'intelligenza di capire quello che si sta leggendo o si è analfabeta, è ignorante, è incapace. Ci sono tante altre cose che mi hanno addebitato e che non rispondono assolutamente al vero. Queste cose io ai miei calunniatori voglio dire, quando mi incontrate, perlomeno avvicinatemi e dite, scusaci, abbiamo sbagliato, perché avete detto, io il bollettino cardiologico, scusami se mi consentite dirlo, io il mio aggiornamento non l'ho fatto sul bollettino cardiologico, che di cardiologico aveva ampollosamente il nome, e i 27 milioni che restavano nel capitolo me ne ero appropriato io, e non era assolutamente vero. Perché qui ti ho portato, e ti prego di farla vedere, l'aggiornamento mio, io lo facevo nell'enciclopedia medica francese, ti ho portato qui la copertina, farla vedere, e io che ho studiato il francese e lo leggo, grazie a quello studio, in quella enciclopedia ho salvato e ho fatto delle famiglie, che ora ci sono i figli e i nipoti, contro il parere dei miei maestri, che negavano la possibilità di intervento cardiochirurgico a due pazienti di Ficarazzi, e io su suggerimento e su richiesta dei parenti ho detto no, loro si possono sposare tutte e due a una sola condizione, però che abbiano il coraggio, e l'abbiate pure i parenti, di sottoporre a un intervento chirurgico in questa clinica dove ora operano per queste malattie. Ci sono andate e ora ci sono tre famiglie, degli eredi e dei nipoti che sono come fusti, come abete, come pine. E il mio maestro aveva detto era inoperabile. Io sono orgoglioso di aver letto, e il mio aggiornamento era questo, e non il bollettino cardiologico che mi hanno addebitato i soldi, che si paga 60.000 lire, un cafone, un analfabeta, uno che non sa capire quello che legge. Capisce che quello che restano nel capitolo sono soldi che mi ero appropriato io, mentre io non mi sono appropriato di un bel nulla, e io finisco dentro all'Hotel Sheraton, quella 5 stelle che prospetta in via Enrico Albanese. Perché? Perché per la superficialità di queste denunce. Io mi vergogno di certi miei paesani, smettete di dirle, c'è ancora qualcuno che dice che io non ho offerto la medaglia al cardinale. Caro amico, vatti a vedere davanti al video di Tele Ficarazzi, oggi, domani, quando la proietteranno, che io quella medaglia l'ho data. Smettela di dire che non ho dato questa medaglia, perché mi offende. Io non sono un Mariolo. Per dignità, per onore, ti sovrasto dalla cintola in su. Non posso accettare queste cose da miei compagni. Io quello che ho fatto per il mio paese, che ha fatto fare le scuole, che ha fatto la rete idrica a Ficarazzi, che ha fatto fare l'ampliamento del cimitero che ora è già saturo e merita di nuovamente di essere ampliato, questo busto, cosa avete fatto dal 45 ore? Tutti i sindaci che siete succeduti qui a Ficarazzi, tutti messi insieme, non avete fatto manco un decimo di quello che ho fatto io. La toponomastica, il nome, tutto ho fatto io per Ficarazzi. L'assistenza, la computerizzazione dei servizi sociali, l'assistenza sociale, tutto nel comune di Ficarazzi. Ringraziamo il sindaco Gesualdo Clemente della sua importantissima testimonianza. Ricordiamo che chiunque volesse replicare alle parole dell'ex sindaco può benissimo farlo, noi siamo disponibili al confronto. Grazie e arrivederci.
Questo programma è stato offerto da Meteo.it vi augura di trascorrere una bella giornata. Previsioni per giovedì 30 ottobre 2014. Pressione in aumento sull'Italia, ma correnti da nord portano nubi e piogge al sud. Ecco il dettaglio preparato da il Meteo.it. Al nord cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso e con la formazione di foschie o locali nebbie sui settori centrali ed occidentali della pianura padana. Al centro più nubi presenti sui versanti adriatici con piogge sul Molise e locali in Abruzzo. Bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso sul resto delle regioni. Raggiungiamo il sud dove insistono nubi su buona parte delle regioni, piogge anche moderate sul Gargano al mattino, sparse sul resto della Puglia. Nel pomeriggio piogge raggiungono anche le altre regioni fino alla Sicilia orientale settentrionale, più sole sulla Campania settentrionale. I venti soffiano tutti debolmente dai quadranti settentrionali, localmente moderati sull'Adriatico. Temperature previste minime sempre molto basse al nord-est con soli 3-5 gradi, tra gli 8 e i 15 gradi altrove. Durante il giorno prevediamo invece 13-20 gradi al nord, 14-20 gradi al centro e al sud. Amici, il Meteo.it vi augura di proseguire la giornata nel migliore dei modi e vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci. Buona giornata con l'almanacco Barbanera. Oggi è il 29 ottobre. Si ricorda San Narciso. Il nome Narciso ha origine greca. Deriva forse dal termine narche, sonno, torpore. Dice il proverbio: stelle tremule e appannate, piogge assicurate. Sono nati oggi Fausto Leali, Luciana Littizzetto, Winona Ryder. Il 29 ottobre 1929 è il martedì nero della borsa di New York. Inizia la Grande Depressione che sconvolse l'economia mondiale fino ai primi anni del decennio successivo. Nel 1964 la Stella dell'India, il più grande zaffiro del mondo con i suoi 565 carati, viene rubata insieme ad altre gemme preziose dal Museo Americano di Storia Naturale di New York. Infine, il 29 ottobre 2004, a Roma, i 25 paesi dell'Unione Europea firmano la Costituzione Europea. Emily Brontë ha detto: lo stare insieme è nello stesso tempo per noi essere liberi come nella solitudine ed essere contenti come in compagnia. Arrivederci da Barbanera dal 1762, l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, giovedì 30 ottobre. Ariete, tenete duro ancora per un po' e cercate di sopportare le piccole complicazioni che stelle non troppo favorevoli vi procurano. Presto si cambia, non trascurando i vostri impegni, vi troverete con del tempo libero da trascorrere come meglio credete. Toro, incomprensioni in famiglia e con il partner incrinano l'armonia, mettendo in tavola aspettative, delusioni e insoddisfazioni. La luna dal Capricorno fa il possibile per rendervi lucidi e razionali, ma oggi non le prestate ascolto. Gemelli, sul vostro cielo per oggi non sono previsti cambiamenti di alcun tipo, perciò se state aspettando una notizia, per il momento non arriverà. È dura sentirsi dire che bisogna ancora pazientare, specie quando ormai di pazienza non ne avete più. Cancro, prosegue questa parentesi difficile che vi vede alle prese con una serie di noiose scocciature di intralci, soprattutto di natura burocratica. Non fate finta di niente, ignorando il problema non otterrete di certo che la seccatura si risolva da sé. Leone, tensioni in famiglia che si trascinano da tempo, lunghi dal risolversi, potrebbe complicarsi ulteriormente. Vi chiedete dove avete sbagliato, ma non potete pretendere di avere sempre tutto sotto controllo. Sarebbe bello, ma non è possibile. Vergine, finalmente ve ne accorgete, avete tutti i numeri per organizzarvi come meglio credete.
Adesso non dovete fare altro che passare all'azione. Una visita a un museo, un cinema, un teatro, purché sia qualcosa da fare in compagnia dei vostri amici. Bilancia, i pianeti che si occupano del vostro segno sono molti, ma con alterne fortune. E voi siete lì, sempre più confusi e indecisi sul da farsi. Seguire il vostro istinto o dar retta alla ragione? Nell'incertezza è probabile che restiate fermi al palo. Scorpione, gli ottimi auspici di Sole, Luna, Venere e Marte vi trasmettono una potente sferzata di energia e vitalità e tanto buon umore. Siete incontenibili, ma dovete stare attenti a non esagerare. Come recita il vecchio adagio popolare, a volte il troppo storpia. Sagittario, la situazione appare un po' caotica e anche per oggi non potete contare su sostegni astrali di una certa caratura. Sono molti i pianeti che vi ignorano e quelli che si occupano di voi lo fanno per confondervi le acque. Meglio allora che ve la caviate da soli. Capricorno, con la Luna sempre nel segno e anche in favorevole sestile a Saturno, il vostro punto di forza saranno l'organizzazione e il senso pratico, che potete sfruttare per dare una svolta a situazioni incerte e per concludere eventuali questioni in sospeso. Acquario, il vostro panorama astrale mostra una situazione di calma piatta, con la maggior parte dei pianeti totalmente indifferenti alle vicende del segno. Ci vorrebbe un'idea, un'iniziativa, qualcosa che fosse in grado di vivacizzare la solita routine quotidiana. Pesci, tenetevi pronti ad acchiappare al volo un'occasione d'oro per risollevare le sorti della vostra vita privata. Treni simili non passano spesso, potrebbe essere uno di quei giorni in cui tutto sembra andare a posto da sé, quasi per prodigio.